Nel 41, trasferito a Roma con la famiglia, Luigi perde il padre e si applica spietatamente allo studio del pianoforte. Nel dicembre 43, suo fratello, ufficiale dell'esercito, muore sul campo minato tedesco nel tentativo di passare le linee e aggregarsi alle primissime bande partigiane. Luigi ha 18 anni, entra nei GAP romani, compie azioni di guerriglia, i fascisti lo catturano, lo torturano e questo ragazzo borghese conosce la dignità morale di compagni di cella proletari. Finita la guerra, la sua scelta di campo è irrevocabile. Dal 46 al 65 lavora all'Unità. La sua violenza tribunizia e la sua ironia saturnina catturano il pubblico televisivo di tribuna elettorale. Ma la sua ansiosa e irriducibile intransigenza insospettisce i dirigenti di botteghe oscure. Rispedito in Sardegna, nel 68 è eletto deputato nel collegio d'origine. L'anno dopo fonda con Rossana Rossanda e Aldo Natoli il Manifesto e, dopo uno spossante braccio di ferro con la segreteria, è radiato dal partito. Ancora oggi, 65 anni, due figli grandi, una moglie giovane, senza essersi mai nascosto le delusioni e gli scacchi che la storia ha inferto al comunista intelligente e onesto che è, Luigi Pintor lavora con l'abnegazione di sempre al suo quotidiano comunista per non disertare il campo degli sconfitti, delle vittime, dei caduti, perché sulla scettica opulenza della nostra società d'oggi non venga ammainata la sua bandiera rossa. Ma di tanto in tanto questo apostolo di tutti i no rimette le mani sulla tastiera, forse rassegnato al rimorso perenne di sapere che i privilegi veri, quelli segreti, si possono accantonare ma non si perdono mai. È vero che da quando vai al cinematografo sei sempre stato dalla parte di Pelle Rossa? Sì, da bambino io parteggiavo per i Pelle Rossa, sì. Ma come fai a sapere? Lo so, mi sono informata. 50 anni fa, partendo dalla Sardegna, proprio alla vigilia della guerra, so che hai sepolto sotto un mandorlo la scatola del tesoro. Sei più tornato a cercarla? L'hai ritrovata? E cos'era il tesoro? Tu sei troppo informata su di me. Era un giochetto, erano alcuni giochi della mia prima infanzia che ho messo in una scatola, ma avevo 14 anni quando sono partito, quindi ero ancora un bambino. Li ho messi e li ho sepolti sotto un albero, il mandorlo che avevo nel mio giardino, così, no, una cosa senza molto senso, l'isola del tesoro, Stevenson, eccetera. Certo, con la riserva mentale di andare a ritrovarli, a scavarli, non so, 20 anni dopo. No, non sono più, sono tornato, ma quando sono tornato hanno passato moltissimo tempo e non c'era più non solo il tesoro, ma neanche il giardino dove era stato sepolto. Lì era, è stato distrutto volevo... tutto. Tu sei malinconico? Io ho delle malinconie, sì, ho delle malinconie, cambio spesso umore, però siccome credo che essere malinconici sia una debolezza, allora cerco di controllare questa... l'aspetto del carattere. Come Manfredi nel terzo canto del Purgatorio, tuo fratello Jaime giacque insepolto sul campo minato dove aveva trovato la morte. Poi cosa è accaduto? Tu sei andato a cercarlo? Come sì, dopo la fine della guerra, cioè nel 40, dopo la fine della guerra al sud, dopo la liberazione di Roma. Perché lui è saltato su un campo minato. Lui è saltato su un campo minato attraversando le linee dal sud per tornare al nord e partecipare alla resistenza al nord. Lui era sceso al sud per cercare di organizzare, lui allora era sotto le armi, per cercare di organizzare militarmente una... un'azione dal sud, questo non c'è riuscito, allora ha fatto questa operazione individuale insieme a dei compagni, attraversando le linee e saltato su un campo minato. Noi nel 40, io questo l'ho saputo
nei mesi dell'occupazione tedesca e quando, che era morto, quando Roma è stata liberata, siamo andati a cercare questa salma con una mappa che ci era stata data da uno dei suoi compagni, sì, delle cinque persone che avevano fatto la stessa cosa. E abbiamo fatto questo viaggio che ricordo perché era il paesaggio allora meridionale dove era passata la guerra, era una cosa lunare, tragica. Ci abbiamo messo diversi giorni per arrivare lì, in un posto nel Molise. E poi abbiamo trovato questo posto, e questo era un posto dove c'era un po' un simbolo macabro della guerra, perché c'erano molte tombe occasionali, che erano sia di militari tedeschi che di militari inglesi, che di civili che erano caduti su queste mine. Quindi c'erano diversi tumuli che irriconoscibili, se i contadini locali avevano sepolto questa gente. Allora abbiamo dovuto cercare qual era tra queste tombe, e poi l'abbiamo fatto attraverso naturalmente un lavoro piuttosto complicato. Cioè non c'erano i nomi, non si sapeva, non c'era, sì, era indicato. Certo, quindi bisognava scavare. Certo, e riconoscere. Allora, se trovavi un elmetto tedesco vuol dire che non era lui. E poi abbiamo trovato da alcuni segni. E la lettera. Grazie, perfino che abbiamo sbagliato. È stato arduo avere un punto di riferimento così alto e insieme così intimo, quindi così ineluttabile? Beh, è una cosa che ha influito molto sulla mia vita, sì, moltissimo. Diciamo, avere un esempio così ti ha anche sfidato? Ma in generale io ho sempre pensato di essere al di sotto delle cose che è necessario fare, no? Non ho mai avuto una grande stima di me, e il fatto di avere avuto intorno persone, anche la mia famiglia in generale, non solo mio fratello, come posso dire, virtuose, ricche di virtù e di qualità, mi ha in qualche modo rappresentato per me un impegno supplementare, non so neanche se uno stimolo, un impegno supplementare. E tua madre? Che mi dici della tua mamma? Era una persona forte nella famiglia, era una donna molto colta e soprattutto per quei tempi, insomma, era una, come si dice, donna emancipata, ma non come si immagina adesso, insomma, era insegnato. Era laureata? Era laureata. In lettere? In lettere. Ha scritto delle cose, era una scrittrice, insomma, ha scritto molto, ha collaborato molto con, si è occupata molto di letteratura infantile. Collaborava con Corriere dei Piccoli, era in un giro, ha fatto molte riduzioni, sai, a Scala d'Oro, quella collezione, ecco, lei faceva le riduzioni per bambini di opere, ecco, adulti, per esempio. E poi soprattutto scriveva i miei temi scolastici, sì, e prendeva sempre 10, cioè io prendevo sempre 10. Questo sollevava potentemente la mia media, che invece in generale era bassissima. Tu sei particolarmente suscettibile quando qualcuno ti ricorda il pianista che avevi in animo di diventare. Quindi lascio a te l'incarico di parlarmi del tuo rapporto con la musica. No, io ho avuto, come posso dire, un'educazione musicale, nel senso che nella mia casa, siccome mio padre era, come posso dire, un musicista mancato, cioè un musicista che non ha fatto il musicista, ma lo era. Era un compositore? Ha fatto dei corsi, no, ha fatto la direzione d'orchestra, ha fatto il maestro sostituto, sì, all'opera quando era ragazzo. E poi, come succede a tutti, il matrimonio, i figli, eccetera, insomma, il lavoro. Però viveva sentendo musica, poi a Cagliari doveva insegnare, non era quello il suo lavoro, ma insegnava storia della musica al conservatorio, si occupava di me. E c'era questa musica continua in casa, fino alla notte tardi, con una radio. Il vantaggio di questa casa solitaria era che si poteva tenere
un'altra di queste libertà oggi impossibili. Tu potevi tenere questa musica a volume altissimo perché non davi fastidio a nessuno. E lui la sentiva a volume altissimo. E quindi io sono cresciuto con questi suoni. Quindi poi più tardi io invece ho provato a studiare seriamente, però intanto troppo tardi. E poi ho sbagliato perché io non avevo qualità. Insomma, l'idea di fare il concertista era un po' stupida, perché contrariamente a quello che si dice, eccetera, ogni tanto, per fare sul serio il concertista, il pianista, bisogna avere delle qualità molto particolari. Non basta avere una musicalità generale o generica, insomma, bisogna avere delle qualità assolutamente eccezionali. Ma comunque tutto questo è un discorso nettamente superato, perché poi quando io ero ancora indietro e avevo 18 anni è entrata proprio la guerra in città e la mia vita è cambiata radicalmente.